Ciao, sono Ezio Guaitamacchi, bentornati a questo nuovo appuntamento con i Rock Files di LifeGate Radio, lo storico programma dal palco dello Spirit di Milano. In questa puntata abbiamo voluto celebrare l'arte e la musica di David Bowie, perché anche se il suo spirito ormai galleggia tra le stelle, le sue canzoni sono più vive che mai. Per interpretarle abbiamo però voluto scegliere quattro ragazze, quattro artiste italiane con David Bowie nel cuore. Sono la cantautrice, pittrice, scrittrice milanese Nicole Martinez, la vocalist anglo-giappo-italiana Kumi, la rocker torinese Monica P e la cantautrice Laura. Le loro interpretazioni e le loro parole hanno davvero reso preziosa questa puntata dei Rock Files. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets. Every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. Partiamo col dire che comunque Bowie è un artista multistrato, cioè non è semplicemente un cantante, non è semplicemente un musicista, è un performer, è stato un attore, è stato un personaggio che ha bazzicato in tanti campi, anche nel campo della scenografia, per esempio. Era uno scenografo, era un artista, cioè era uno che vedeva le cose a 360 gradi. Nello specifico, se cerco di come dire, destrutturare le sue canzoni, mi saltano all'occhio due cose grandi. La prima, chiaramente, i testi, che sono decisamente diversi rispetto al cantautorato tipico, perché quello che lui poi disegna un po' con il suo modo di scrivere è sempre molto metaforico, molto surreale, è difficile capire esattamente cosa lui intenda nelle canzoni. Secondo me nemmeno lui più di tanto voleva farsi capire, cioè sicuramente traslava molto quello che pensava, quello che sentiva, ma lasciava anche molto spazio a chi ascoltava per interpretare quello che poi vedeva. È una scrittura la sua molto visiva, si capisce che era un artista visivo, perché quello che lui scriveva andava totalmente sullo stesso binario. Era proprio uno che, oltre ad essere un musicale, era un super visivo. Are immune to your consultations, they're quite aware of what they're going through. Change, turn and face the strange. E questo è un lato. Poi, per quanto riguarda la parte musicale, secondo me, quindi armonica, melodica, è difficile trarre delle somme, perché è stato talmente tante cose, talmente diverse a ogni disco, cose che secondo me sono cambiate perché lui ha avuto la grande genialità, diciamo, di prendere e rubare da tutti e da tutto, indistintamente. Cioè lui, tutte le persone con cui aveva a che fare, tutti gli artisti, tutti i produttori, tutti i suoi colleghi, cioè lui ha avuto proprio quella furbizia di prendere un po' da tutti e da nessuno, cioè rimaneva se stesso, ma prendendo un po' di tutto. Quindi è difficile dire chi è lui musicalmente, perché è stato tutto, è stato dalla dance al funky, al rock, al metal quasi, cioè all'hard rock, al cantautorato folk, è stato tutto, cioè è stato il pop, è stato l'elettronica. È impossibile dire chi sia stato David Bowie musicalmente, perché è stato veramente tutto. Però i suoi testi, secondo me, sono rimasti molto consistenti, cioè nel senso che sono rimasti molto suoi in tutta la produzione, cioè si capiva che era lui da quello, secondo me, principalmente. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. There's a star man waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's so worthwhile. He told me. In David Bowie quanta Londra c'era? C'era tantissima Londra, credo che si sentisse tantissimo anche a Brixton, da dove veniva. Io ho vissuto a Brixton per un po',
ma in tutta l'Inghilterra si sente Bowie e credo che questo, la Londra dove c'era il fervore, la musica, l'innovazione, un sogno di qualcosa di nuovo che lui poi ha portato in tutto il mondo in realtà, io penso questa sia la percezione di tanti, anche giovani working class che come dei topi avevano una vita tra virgolette monotona e lui è non so, è stato non so come si dice l'arte, la voce e l'ispirazione, il sogno per tutti i giovani inglesi e anche non solo giovani. Quest'idea di comunque a Starman is there, l'hai visto anche tu, questa speranza che possa esserci una vita su Marte anche e ha dato, io credo, vita a questo sogno e non so come dire, speranza dei giovani e che si sentiva anche soprattutto a Londra e si è sempre sentito. Guarda, non si può rimanere non influenzati da David Bowie. Io ricordo da che l'ho visto la prima volta, parecchi anni fa purtroppo, e sono rimasta assolutamente affascinata perché comunque lui è così poliedrico, così eclettico quanto mai ho visto un artista. Cioè, sono rimasta subito affascinata dal suo essere, dal suo carisma, dal suo avere qualcosa di diverso. E forse tu dici gli animi rock si attraggono, quindi non ho potuto fare a meno di interessarmi poi e mi ha colpito tantissimo perché poi mi sono resa conto, studiandolo anche un po', che lui comprende, cioè racchiudeva in sé tantissime facce dell'arte a 360 gradi, non solo della musica, quindi letteratura, si interessava al cinema, era un'icona anche proprio, come sai, così estetica, no? Glam a suo modo. E questa cosa io personalmente non l'ho incontrata in nessun altro artista. Mi è piaciuto subito e questo me lo sentivo dentro, anch'io, il suo modo di voler essere quello che era, osando, rinnovandosi continuamente e senza aver paura di, appunto, di osare e di dire quello che era. Che credo sia stato poi il motivo per cui ha unito generazioni e generazioni dopo. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you'd die alone. Io credo che esistano comunque, adesso si sta parlando di David Bowie, delle doti naturali. Lui comunque era appunto uno, era sempre in movimento, era quasi un ossessivo, no? Quindi sempre dentro le cose, sempre a mettersi alla prova, sempre a cercare qualcosa, sempre a ricercare. Allora più ricerchi, secondo me più viene quasi naturale il mettere insieme, no? Anche mondi che si appartengono, sì, fino a un certo punto. Poi lui aveva la grande passione proprio del trasformismo, del teatro, quindi in realtà forse è stato anche uno dei primi, credo, a metterla così tanto, no, dentro la musica e a farla così sua, quindi diventare lui stesso un personaggio, tanto è che poi in alcuni momenti lui ha dichiarato, no, beh, adesso gli chiedevano chi salirà sul palco, e lui diceva no, adesso salgo io, no? Ma perché gli altri, no? Era come se fosse sfaccettato, ma
tutti noi, insomma, siamo mille cose diverse. Se poi la dote è suddivisa per questi mille noi, tanto meglio. Devo dire che è molto difficile trovare un personaggio nella storia davvero così tanto dotato su tutti i punti di vista. With the man who saw the world, who knows, not me, well, never lost control. Lui a livello canoro, quindi parlo puramente di canto, di dote vocale, era pazzesco. Una scrittura incredibile, incredibile perché raffinata da un lato, di ricerca, ma allo stesso tempo di cuore. Cioè, l'immagine che ho quando penso a David Bowie è un uomo di ghiaccio con delle vene blu, ma all'interno del quale scorre sangue caldo. Ecco, questa la potenza sua, secondo me, è sicuramente questo. Non credo che sia difficile mettere insieme quindi i vari mondi nel momento in cui tu apparteni a questi mondi oppure questi mondi ti appartengono. Credo che sia anzi quasi necessario, altrimenti è come un fiume che viene incastrato in un solo percorso e invece tu hai bisogno di uscire, anche perché è un po' uscire da se stessi, no? E forse per ritrovarsi di nuovo nuovi. Ecco. Sì.